Allora ragazzi, ben ritrovati in questo video. Oggi il video torniamo al classico, parliamo della Roma. So, ho visto la conferenza stampa di Francesco, mi ha fatto addormentare, infatti mi sono svegliato adesso che sono le 4, quindi questo video uscirà un po' tardi. La conferenza stampa di Francesco, le solite tre cose che ha detto di Francesco importanti. Allora, innanzitutto, Gerson domani giocherà e giocherà in uno dei due a centrocampo, quindi praticamente confermando il 4-2-3-1, anche perché i centrocampisti sono quasi tutti morti, non so se sapete che anche De Rossi è in dubbio. La settimana scorsa in realtà aveva detto che doveva rientrare per la partita col Benevento, però in realtà ancora non si sa. Dovrebbe svolgere un provino domani e credo anche Schick potrebbe essere convocabile, quindi cioè, questa è la sorpresa. Quindi in attacco stiamo recuperando i giocatori, però li stiamo perdendo al centrocampo, quindi stiamo cambiando i moduli e finiremo a giocare con un centrocampista e sei attaccanti a un certo punto. Però questo va bene. Dopodiché, il secondo punto che trovo interessante è stata la domanda che ha fatto Trinca di Terra Stereo su suggerimento, credo, di, come si chiama, di Ubaldo Righetti, perché c'è stata una presa. Ubaldo Righetti sosteneva che Fazio potesse giocare centrocampista centrale perché l'ha fatto al Siviglia, quindi come mediano, vabbè, quello che è. Comunque io, secondo me, Fazio centrocampista centrale non lo vedo assolutamente perché è di un. Cioè, è legnoso, ragazzi, non va bene. Giusto in emergenza, in estrema emergenza, ed è quello che ha detto anche di Francesco. Strano perché poi, peraltro, Righetti è molto amico di Francesco, quindi pensavo che fosse un'idea che c'aveva anche di Francesco in mente quando lo diceva. In realtà non è così perché lui ha detto che Fazio lo vede semplicemente come difensore se giocava al Siviglia 10 anni fa, come mediano, non va bene oggi. E la terza cosa che ha detto di Francesco è che domani ci sarà un trequartista, quindi sempre riconfermando il modulo, e che questo potrebbe essere uno tra De Frel e Perotti. Diciamo che come capacità di gestione del pallone vedo meglio Perotti, però lui ha detto che De Frel l'ha fatto anche con lui a Sassuolo il trequartista, quindi sinceramente non mi ricordo quando abbia fatto il trequartista a Sassuolo, soprattutto il trequartista pure nel 4-2-3-1. Interpretato come seconda punta, stando vicino a Dzeko, non lo so, sinceramente come De Frel possa fare solo, però insomma lo vedremo domani. Tra le altre cose che vi volevo segnalare è che lo Monaco ha confermato che purtroppo non ci sono possibilità di rinnovo per Luca Pellegrini, che non so se voi sapete, ma è un giovane della primavera molto molto bravo, che si è fatto il crociato all'inizio anno, che doveva essere aggregato in prima squadra, ma che ha come procuratore Raiola. E nei giorni scorsi avevo detto che se avessimo dovuto vendere Palmieri al Chelsea, io speravo che fosse almeno rinnovato il contratto di Luca Pellegrini perché se ne parlava veramente un gran bene. Tant'è vero che Raiola è diventato il suo procuratore, però a quanto pare, sti ragazzi, non lo so che gli fa Raiola. Comunque sia, a 18 anni, dopo un crociato rotto, lui decide di non rimanere nella Roma, che credo gli abbia offerto un contratto molto oneroso, sebbene lui non abbia assolutamente un minuto in Serie A. Quindi che sia sì un prospetto, ma come fa a giudicarlo? Non lo so. Comunque sia, io sinceramente, se il giocatore si pone così, andasse via perché non fa per la Roma, non lo so, non c'ha la testa. Comunque sia, scelta sua. Questo è quello che ci siamo detti oggi. Domani c'è la partita a Roma-Benevento, ovviamente la partita con l'ultima in classifica. La Roma con l'ultima in classifica ci ha perso scudetti e quant'altro, quindi non c'è niente di scontato. Domani se non vinciamo col Benevento, ma ammazzo. Un saluto anche ai tifosi della Juve che si sono incazzati talmente tanto per il video di ieri che non lo so. Fantastici, siete fantastici perché ieri ho fatto un video sulla VAR che secondo me continua a essere sbagliata perché continua a pensare che il fallo, o meglio che il tocco di Simeone su Sandro non sia da considerarsi fallo e che il tocco di Sandro che poi ha rimesso in gioco l'attaccante. Vabbè, comunque andate a vedere il video, tutto bello, ciao Tattico, ciao ragazzi, grazie per l'attenzione, se vi è piaciuto il video like, se non vi è piaciuto dislike, commentate, condividete, ciao. Dammi una